Vangelo 8 aprile, giovedì. Ciao, ben trovati al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli nella confessione del tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via, mentre e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Oggi abbiamo un Vangelo così, che sento che ci riguarda in qualche modo, sento che parla di noi. Intanto perché la nostra fede si basa proprio in modo importante anche su questi racconti. Certo, noi abbiamo la nostra esperienza personale di Gesù, della nostra fede, ma quanto è importante che queste persone che hanno dato la vita poi per Gesù abbiano dato questa testimonianza di averlo visto, di avergli parlato, di averlo toccato da risorto. Gesù si è fatto presente, la risurrezione non è un pensiero, ecco, ma si fonda su un'esperienza di vita di tante persone che l'hanno incontrato da risorto. E poi la conclusione anche bellissima, no? Che dice: «Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione, il perdono dei peccati». Di questo voi siete testimoni, noi. Di questo noi siamo testimoni, con l'ascolto e con l'annuncio del Vangelo che facciamo quotidianamente. Noi viviamo questa parola. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ciao, buona giornata. Questa sera, giovedì, il ricordo va sempre per le persone che soffrono, che sono ammalate, le affidiamo nella celebrazione eucaristica al Signore, ma chiedo a tutti voi, ecco, stiamo tutti uniti come una comunità riunita nel nome del Signore, per chiedere insieme l'aiuto per le persone che soffrono nel corpo e nello spirito. Ciao, buona giornata!